Ciao e bentornati a Sai Che Web TV. Oggi siamo ospiti della chiesa di San Francesco d'Assisi a Castellana Grotte in provincia di Bari. È una chiesa molto antica ed è molto ricca di sculture e decorazioni interni. Però non sarò io a raccontarvi i particolari, ma a fianco a me il professore Giacomo Lanzilotta, ispettore della Pinacoteca Metropolitana di Bari e storico dell'arte. Professore, cosa ci vuole raccontare? Buongiorno a tutti e benvenuti nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Castellana, una chiesa forse la più bella dal punto di vista artistico di questa città. È una chiesa che faceva parte di un antico complesso francescano che ora è diviso, la chiesa è diventata una parrocchia e la parte del convento è l'attuale municipio di Castellana. È una chiesa interessante perché ha una particolarità. Tutta la sua decorazione interna, i 7 altari e anche molte statue all'interno della sagrestia sono state realizzate nel corso di quasi un quarantennio dallo stesso autore, uno scultore francescano che si chiamava Fra Luca Principino. Fra Luca Principino era di Castellaneta, in provincia di Taranto, si era formato a Lecce e nel 1713 circa è venuto a Castellana. Esiste un documento che lo racconta. La sua prima opera è questa, l'altare di San Vito, che porta la data 1715. Si può pensare che circa un paio d'anni ci siano voluti per lo scultore che ha realizzato l'altare di San Vito. Come gli altari che vedremo, segue il tipico schema compositivo dell'altare barocco leccese. E infatti Fra Luca si era formato a Lecce. La statua al centro, ogni tanto in altre chiese troveremo una palla d'altare, un dipinto anziché una statua, ma poco conta. In questo caso San Vito. La cosa interessante è che tutto questo lavoro sia stato realizzato nella dura pietra locale, che è molto più difficile e impegnativa da lavorare, quasi come il marmo, rispetto alla pietra leccese che è tuface. Quindi già questo fa capire un po' la capacità tecnica del frate scultore. In basso, la parte che si chiama mensa d'altare, dove il prete, il sacerdote, dice messa, all'epoca si diceva messa anche sugli altari laterali, presenta un grande bassorilievo con una scena dell'Antico Testamento. In questo caso, da una parte c'è il profeta, il re Davide, che suona la lira, mentre Saul, re dei Giudei, invidioso, è preso dalle forze demoniache che si vedono qui dietro di lui, cerca di ucciderlo. Ma la musica in qualche modo salva la vita al re Davide. E qui l'episodio più famoso della storia di Davide, quando uccide il gigante Golia e ne porta trionfante la testa, dopo avergliela tagliata, al popolo di Israele, mentre è seguito sempre dal re Saul. La cosa interessante, diciamo, di tutto questo aspetto è le tante figure di putti. I putti sono questi bambinelli grassocci, nudi, che fanno parte dell'impianto decorativo e che servono, diciamo, alla ricchezza della presentazione. Lo stile barocco, il barocco leccese, più in generale il barocco italiano, è sempre uno stile che vuole
tentare di sollecitare i sensi, la meraviglia, lo stupore attraverso soluzioni spettacolari, si può dire. La cosa interessante è che altrove si trovano altari realizzati da più artefici. In questo caso, nella pazienza di mesi e mesi di lavoro, si può dire che la durata esecutiva di un altare sia circa un anno e mezzo, no? Ha consegnato questo altare. Fra Luca Principino, per qualche ragione, ritorna a Lecce. Nel 1725, più o meno, torna a Castellano e si rimette a lavorare. Fra Luca Principino realizza nel 1727 il pulpito. Il pulpito nell'architettura della Controriforma, siamo nel periodo posteriore al Concilio di Trento, quindi dalla fine del Cinquecento a tutti gli anni successivi, 6 e 700, ha una funzione molto importante, perché sul pulpito sale il sacerdote per l'omelia. L'omelia è la parola di Dio spiegata, illustrata. Nella sostanza, salire sul pulpito significa assurgere a raccontare la verità. E questo fa sì che la figura dell'uomo nudo che funge da telamone, cioè da sostenitore della parte superiore, è il simbolo dell'eresia, di tutto ciò che è lontano, opposto alla verità, e che viene schiacciato dalla verità. Ecco che infatti quest'uomo è attorniato dai serpenti, ricorda un po' il gruppo noto dell'Oconte, e i serpenti sono la visualizzazione concreta delle forze del male che spuntano proprio da un libro con riferimento alla letteratura protestante. Il pulpito è decorato con rappresentanti dell'ordine francescano, particolarmente distintisi nelle virtù della predicazione. Al centro, per esempio, c'è un frate francescano che sta illustrando il dogma dell'Immacolata a un uditorio fatto di frati, peraltro di diversi ordini. Questo è Giovanni Duns Scoto, che è stato nel 300 il più autentico sostenitore del dogma dell'Immacolata Concezione, che è un dogma portato avanti con grande impegno ed energia da tutto l'ordine francescano. Ed è un'interessante illustrazione di come si faceva lezione nel Medioevo. In questo caso stiamo parlando del momento in cui Giovanni Duns Scoto insegnava alla Sorbona a Parigi. Simpatico poi il dettaglio del garzone, un frate giovane, che stava lì dietro la cattedra del professore, probabilmente per fargli da assistente, non assistente intellettuale, ma se avesse avuto bisogno di una brocca d'acqua, gli sarebbe arrivata, insomma. Da questa parte troviamo San Bernardino da Siena, importante predicatore francescano del 400. Da questa parte San Giovanni da Capestrano, anche lui distintosi per le virtù predicatorie. Su questo angolo della balaustra Santa Rosa da Viterbo, nel momento del suo martirio. Santa Rosa da Viterbo era una terziaria francescana, cioè una appartenente al terzo ordine francescano, quello dei laici votati alla parola di Dio secondo la regola di San Francesco.
anche lei distintasi per gli aspetti della predicazione, e infatti fra Luca Principino, che ne è particolarmente devoto, infatti la troviamo in altri luoghi, la rappresenta che continua a predicare pur nel momento in cui viene posta al rogo. Interessanti poi le figure dei suoi nemici che stanno soffiando per alimentare il fuoco. E infatti ritroviamo qui, in un momento biografico precedente, la stessa Santa Rosa da Viterbo che sta predicando alla folla. E ancora, il concetto della predicazione come momento della diffusione della parola di Dio è presente in questi altri due, in questo altro bassorilievo di un altro frate francescano non identificato che sta parlando alla folla. È la stessa figura che invece qui viene raccolta in un momento estatico. Dopo il pulpito fanno seguito tutti i restanti altari che documentano con le diverse date che lo scultore puntualmente mette in ciascuno di questi altari, dimostra insomma la presenza continua del frate Luca Principino per tutto il resto della sua vita. Infatti poi avremo l'atto di morte risalente al 17 novembre 1750. Al di là di questo, comunque, si può dire che tutti i restanti altari siano dedicati a figure legate all'ordine francescano. Questo è l'altare del Santo Fondatore, altare di San Francesco, ma si può dire che non semplicemente legato all'ordine francescano e alla figura del fondatore, ma tutta la, tutti i santi, insomma, che ne hanno reso importante questo movimento. San Francesco d'Assisi, ancora, guardate un po' chi ritroviamo, Santa Rosa da Viterbo, ancora una volta vedete l'aspetto dell'eresia rappresentata da questa figura demoniaca dalla cui bocca escono i serpenti. Ancora Santa Rosa da Viterbo che predica nonostante sia messa a rogo. Insomma, è la stessa figura che ritroviamo sul pulpito, evidentemente molto importante, molto sentita all'epoca. Interessante è che questo aspetto della figura della santa attorniata da gente che assiste al suo martirio, tra cui una donna che allatta il bambino. Naturalmente l'altra figura femminile importante, forse la più importante del movimento francescano, è Santa Chiara d'Assisi. E oltre a Santa Chiara d'Assisi ritroviamo altri episodi, in particolare il momento in cui San Francesco, nella cappella di San Damiano, ha la visione del crocifisso che gli parla. Vade Francisce, repara domum meam quell'abitur, dice in latino. Significa: vai Francesco, ripara la mia casa che sta rovinando. In un primo momento San Francesco crede che si tratti di una azione concreta, infatti si mette ad aggiustare la cappella di San Damiano. Poi acquista la consapevolezza che si tratta invece di una metafora e che la casa che sta rovinando è la chiesa stessa, per cui la riforma che lui propone attraverso la fondazione del movimento francescano è la risposta che San Francesco dà nel XIII secolo, quando la Chiesa era, diciamo, colpita dalla corruzione interna, come anche dai movimenti pauperistici che mettevano in discussione la sua autorità. Ritroviamo
lo stesso schema di San Vito, dell'altare di San Vito, con un'altra immagine, un paliotto ed una scena unica, o quasi. È il sogno di Giacobbe. Giacobbe era fuggito dopo aver raccolto in maniera un po' furtiva la primogenitura e in un momento della fuga si era steso a riposare, a dormire, e aveva sognato una scala di angeli che salivano e scendevano dal cielo. Ci si immagina una scala monumentale con i gradini, però evidentemente Fra Luca, che aveva origini, si può dire contadine o quasi, aveva pensato a una di quelle scale che si utilizzano per la raccolta delle olive. E qui vediamo ancora Giacobbe in un altro episodio della sua vita che lotta contro un angelo. Degna di nota, infine, è sotto Santa Chiara la figura di Santa Irene. Santa Irene è la protettrice, patrona di Lecce, con la quale Fra Luca ha avuto, insomma, molta familiarità, perché Fra Luca è vissuto molto a Lecce e quindi ne sentiva una devozione personale. Ma nel Settecento Santa Irene era diventata anche la patrona di Castellana. E quindi si può dire che questa illustrazione, anche se molto molto di fantasia, potrebbe essere la più antica immagine, rappresentazione artistica di Castellana, o quantomeno della Castellana settecentesca. Subito dopo l'altare dedicato a San Francesco, ecco l'altare dedicato all'altro importante santo della spiritualità francescana, Sant'Antonio di Padova, che qui vediamo raffigurato con il suo attributo iconografico del giglio e in compagnia di Gesù Bambino. Un altare che in origine doveva anche tenere un dipinto che probabilmente o non fu più montato su o non è stato mai realizzato. Interessante anche in questo caso la figura in bassorilievo che viene raccontata dell'Antico Testamento. Qui abbiamo Caino e Abele. Nel noto episodio dei sacrifici, il sacrificio di Abele sale direttamente in grazia di Dio e il sacrificio invece di Caino va tutto addosso, il fumo negli occhi, no, del fratello invidioso. E la naturale conseguenza raccontata dalla Genesi, no, è che vediamo sullo sfondo Caino in un momento di rabbia colpire a morte il fratello Abele. Dopo l'altare di Sant'Antonio ecco l'altare del crocifisso. Una importante devozione della spiritualità francescana è quella della Santa Croce e dell'immagine del crocifisso stesso. Non poteva dunque mancare un altare dedicato alla crocifissione, al Calvario, con poi, questa è una delle eccezioni in sostituzione del bassorilievo dell'Antico Testamento, il Gesù morto sotto la figura della croce. È un po' lo sviluppo della Trinità, vedete, in alto il Padre Eterno, la figura dello Spirito Santo e la figura di Gesù in croce, fino a scendere più sotto alla figura del Gesù morto. La salvezza dell'umanità deve passare per la croce e poi per la risurrezione, il messaggio del Vangelo che conosciamo. Assieme alla figura del crocifisso nel Calvario, la Madonna e San Giovanni. Ma l'aspetto interessante è che è stato
diciamo, scoperto in seguito al restauro che ci fu nei primi anni 2000 ad opera della restauratrice Elisabetta Longo, fu la ripulitura della parete di fondo, che fece emergere ciò che prima non si vedeva. Prima il fondo era tutto coperto da uno strato di intonaco bianco, e poi la rimozione di questo strato ha portato a un fondale di stelle con la luna e il sole. E questo è un aspetto singolare, perché ci dimostra, come anche ritroviamo in alcuni documenti, che Fra Luca Principino non solo realizzava le sculture, ma era anche pittore. Dipingeva, non solo dipingeva le sculture, che era una cosa naturale, ma faceva proprio vera e propria pittura, come in questo caso, dedicando la parete di fondo a un fondale di stelle e la presenza del sole e della luna. Ecco poi che ritroviamo nella diciamo nell'iconografia di questo altare le figure legate alla passione di Cristo, la Veronica con il volto di Cristo impresso nel suo telo, e la figura di San Giovanni Battista Piccolo, che reca il cartiglio Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, con riferimento alla passione, il Cristo bambino Salvator Mundi con l'orbe terraqueo in mano, la Maddalena con l'unguento, l'episodio del Vangelo in cui la Maddalena si reca in una casa dove Gesù era a cena con gli apostoli e gli bagna i piedi con le lacrime, gli sparge l'olio profumato e lo asciuga con i suoi capelli. Qual era il significato? L'unguento si metteva ai morti per profumarli e quindi per non far sentire le conseguenze, no, della decomposizione nelle ore del, diciamo, del funerale. L'unguento diventa metafora della futura passione di Gesù. Del resto non andiamo tanto lontano, se ci ricordiamo che i re magi portarono oro, incenso e mirra, la mirra è sempre quell'unguento che si spargeva sui morti. Qui troviamo alla base di queste colonne figure di martiri francescani, perché dobbiamo ricordare che i francescani sono andati anche in missione in Africa, in Asia, e molto spesso hanno subito dei martiri. 1736 è datato l'altare dell'Immacolata. L'Immacolata, come si è detto prima quando abbiamo parlato del pulpito, è il dogma che con più forza la spiritualità francescana ha portato avanti nel corso dei secoli, e il culto dell'Immacolata è uno dei culti di maggiore diffusione sostenuti dal, diciamo, dall'ordine francescano. L'Immacolata dunque al centro dell'altare, insieme alle figure più vicine, San Giuseppe col bambino, e dall'altra parte Sant'Anna e di nuovo la figura della Madonna come Maria bambina. Al di sotto troviamo l'episodio dell'Antico Testamento del diluvio universale, con la colomba che porta l'ulivo a dimostrare l'arrivo della salvezza. Sulla cimasa un'altra figura che ritroviamo è Don Scoto, nel momento prima di affrontare un dibattito teologico proprio sulla figura dell'Immacolata,
era lì alla Sorbona e stava per entrare nell'aula del dibattito. Doveva sostenere la forza del dogma dell'Immacolata Concezione. Ecco che allora si rivolse a una statua della Vergine chiedendo di dargli forza nel sostenere la verità. E la leggenda vuole che la statua di pietra si fosse mossa chinando la testa a dargli il suo consenso. Questo altare della Madonna degli Angeli, realizzato nel 1741, ha un destino particolare al di là della sua realizzazione da parte sempre di Fra Luca Principino. In questo altare, davanti a questo altare, avvenne la visione della Vergine al frate Fra Josaphat Pinto nel 1691, allorquando la Vergine disse al frate che cosa doveva fare per liberare la peste da Castellana. E questo è documentato dalla targa commemorativa. Tornando a Fra Luca, 1741, quindi pochi anni dopo la realizzazione delle sculture in sagrestia, realizza l'altare della Madonna degli Angeli. In questo altare l'aspetto interessante è che esisteva un dipinto che è stato sostituito, ma ricopiato, tradotto plasticamente da parte del frate. La Madonna degli Angeli, cioè la Madonna contornata da angeli e cherubini, insieme a San Francesco d'Assisi e a San Lorenzo. Mentre in basso troviamo questo presepe. Nelle chiese di San Francesco c'è sempre un presepe, perché poi è stato lo stesso San Francesco che ha inventato il presepe. E non poteva naturalmente mancare in una chiesa francescana. L'ultimo degli altari realizzati da Fra Luca è, come vedete, in uno stile già molto differente da quello degli altri altari che abbiamo visto. I precedenti avevano uno stile orientato al barocco salentino. Qui siamo, 1742, già in una fase di transizione verso nuove soluzioni formali. In qualche modo si liberano dell'eccesso di decorazione. Può darsi anche che Fra Luca stesso fosse più stanco. Considerate che nel 1742 Fra Luca aveva quasi 60 anni e quindi per essere un lavoratore della pietra non era certo una cosa facile. Certo è che l'ultimo altare da lui realizzato, non magari l'ultimo che avrebbe voluto realizzare, è dedicato a una doppia dedica alla Madonna del Carmine sopra e a Sant'Irene, che all'epoca era patrona di Castellana. Si può dire dal 1730 ufficialmente patrona di Castellana. Un altare tutto colorato, e questo vi fa capire, insomma, che importanza dovesse avere. Negli altri altari Fra Luca si limita a dipingere le statue principali, la statua di San Vito, la statua di Sant'Antonio, la parte del Calvario, San Francesco, l'Immacolata o la Madonna degli Angeli, come abbiamo visto prima. In questo caso l'altare è completamente dipinto, e questo sta anche a significare proprio un cambiamento di stile da parte di Fra Luca. Meno bassorilievi, meno presenze di decorazione scultorea e più intervento pittorico. Infatti vedete anche la differenza rispetto ad altri altari, alle colonne tortili, dei cosiddetti torciglioni degli altri altari, con questa forma spirale come un cavatappi, ecco. Così
si sostituisce la colonna liscia strombata, tutt'al più dipinta con un effetto marmorizzato. Insieme alle figure della Madonna del Carmine di Santa Irene, patrona di Castellana, vediamo un po' di altri santi. Sant'Eligio, qui in alto, è un santo artigiano, è il patrono dei fabbri, dei calzolai, dei maniscalchi, e quindi sicuramente molto sentita la sua presenza in un paese artigiano come era Castellana nell'epoca. E ancora altre figure di santi come San Gregorio Taumaturgo da una parte, il Beato Andrea Caccioli, San Liborio e poi questo simpaticissimo santo, all'epoca era Beatus, Giuseppe da Copertino. Pensate, è un santo che venne qui a Castellana, fece un miracolo qui a Castellana, perché lui da Copertino, dal Salento, doveva risalire in direzione di Roma e trovandosi a passare da Castellana doveva chiedere ospitalità al convento, da qualche parte si doveva andare a dormire, ma arrivò tardi ed era chiuso. E siccome bussando non rispondeva nessuno, erano andati tutti a dormire, chissà come la mattina dopo si trovarono in convento i frati che San Giuseppe da Copertino, il suo accompagnatore, erano entrati senza scassinare e senza deferrare la porta. Diciamo che San Giuseppe da Copertino è chiamato il santo dei voli perché è un santo che quando andava in estasi volava. Un po' difficile rappresentare un santo in volo, soprattutto per una scultura che ha un certo peso, essendo in pietra. Tra l'altro è un aspetto interessante il fatto che il beato Giuseppe da Copertino fu dichiarato beato nel 1753, ben 3 anni dopo la morte di Fra Luca. Allora, come si spiega questo fatto che già stava scritto beato? Ci sono 2 cose da dire. Intanto che Fra Luca aveva realizzato questa statua, probabilmente negli ultimi anni prima di morire, perché si sapeva già che Giuseppe da Copertino doveva essere proclamato beato. E allora probabilmente qui doveva esserci un'altra statua e nel momento in cui, 3 anni dopo la morte di Fra Luca, il beato Giuseppe da Copertino fu proclamato tale, ecco che i frati sostituirono la statua. Qui ci sono diverse statue erratiche, singole, no? E ce ne sono altre fuori da questa chiesa, quindi non è difficile pensare a un'ipotesi del genere. In secondo luogo, altrimenti dobbiamo pensare che l'avessero lasciata esclusivamente vuota. Altra ipotesi può essere che la scritta Giuseppe da Copertino beato sia stata messa dopo, nel senso la statua stava così come un frate qualsiasi, no? Ma la scritta beato Giuseppe da Copertino sia stata messa solo con la proclamazione della beatitudine. Ora, sopra vediamo altre figure, Santa Bibiana da una parte e Santa Apollonia dall'altra. Santa Apollonia è molto importante perché è la protettrice dei denti e quindi in epoche in cui non c'erano dentisti e che se faceva male un dente si andava al barbiere che con la tenaglia lo sradicava, allora tanto vale votarsi a Santa Apollonia. Infine, ecco qui la figura di Santa Irene che è raffigurata nel martirio. Vedete, ha la testa tagliata che viene sorretta da un angelo. Una figura dolcissima, interessantissimo poi questo aspetto, no? Un piccolo vezzo femminile che Fra Luca ha voluto offrire alla figura della santa che nel sudario giace con le scarpe, peraltro anche le scarpe con un certo tacco, forse
non era molto alta Santa Irene. Concludiamo la presentazione di questa chiesa con la descrizione delle statue che ornano la controfacciata e poi l'ultima di San Luca. Al centro troviamo San Giovanni Evangelista, che riconosciamo sia per la scritta ma anche per la presenza dell'aquila e del Vangelo. Alla sua sinistra San Giacomo Apostolo, mentre alla sua destra San Bartolomeo, simpatico questo santo che fu scuoiato e che quindi, diciamo, la testimonianza del suo martirio viene raffigurata dalla pelle che si porta dietro. E infine la statua di San Luca Evangelista. San Luca c'entra perché è legato al suo autore. Fra Luca, tra l'altro, si chiamava già Luca nel battesimo. Quando un laico diventa frate francescano, normalmente cambia il suo nome. Invece, per una singolare eccezione, Fra Luca continuò a chiamarsi così. San Luca è il patrono degli artisti e quindi, insomma, è patrono due volte al nostro frate. Non a caso, sotto la figura dell'Evangelista troviamo forse quella che possiamo dire è l'opera più bella che sta in chiesa, la figura sua, l'autoritratto di Fra Luca Principino, mentre è intento a scolpire una statua dell'Immacolata. È lui che, dopo aver dedicato una vita intera a lavorare in questa chiesa dal 1715, ma abbiamo visto la statua del Beato Giuseppe da Copertino, probabilmente risalente alla fine degli anni 40, quindi fino alla data della sua morte, ecco che in tutta questa vita lui ha voluto lasciarci un ricordo di sé. La sua faccia, insomma, era robusto, grassottello, ma evidentemente era necessario essere robusti per affrontare un lavoro del genere, perché fare lo scultore della pietra non è come modellare il gesso o la creta, no? E dunque delle informazioni. Leggiamo: Fra Luca Principino, laico professo, minore conventuale. Laico professo significa che non era sacerdote, non prese i voti sacerdotali, fu semplicemente un frate artista al servizio della sua comunità, dell'ordine dei minori conventuali, l'ordine dei francescani di questa chiesa. A Castellaneta, cioè da Castellaneta, provincia di Taranto, è qui omnia sculpsit, che significa che ha scolpito ogni cosa. Non c'è nulla che si possa attribuire ad altri. Altri hanno aiutato magari a sbozzare i blocchi di pietra, lo hanno aiutato a montare, ma l'opera artistica è tutta sua. E questo è il messaggio che vuole dare. Infatti, da notare come l'aquila, queste aquile che simboleggiano il genio artistico, portino nel becco sia il compasso, la mazzuola, lo scalpello, le lime, che sono gli attributi dello scultore, sia i pennelli, che sono gli attributi del pittore, no? Fra Luca Principino, scultore e pittore, ma ovviamente per la sua importanza sostanziale ricordato, vuole essere ricordato proprio come scultore. Questo per quanto
riguarda la chiesa, che si può dire un museo tutto dedicato a Fra Luca Principino. Come avrete visto, la chiesa sta soffrendo problemi di infiltrazioni di umidità. Il parroco Don Gian Giuseppe Luisi sta raccogliendo fondi per sostenere le spese di ristrutturazione, e proprio per questo è stata realizzata una iniziativa editoriale. È stata pubblicata una nuova monografia su Fra Luca Principino, quindi se siete interessati a leggere qualcosa dell'artista potete rivolgervi al parroco e comprare questo libro, e i soldi serviranno, insomma, come offerta a finanziare la chiesa. Grazie a tutti. Grazie infinite al professore Giacomo Lanzilotta. Senza il suo aiuto non avremmo potuto conoscere il tempo di allora e le grandi opere realizzate. Grazie anche a tante alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Castellana Grotte per averci ospitato e permesso di registrare. Vi è piaciuto questo video? Allora condividetelo con i vostri amici e conoscenti. Facciamo girare la storia e l'arte del nostro territorio pugliese. Iscrivetevi al nostro canale Saiche Web TV per scoprire tanti altri video. Grazie per averci seguito e Saiche può interessare o coinvolgere anche te!